Non c'è nessun contrasto per quanto mi riguarda. Noi applichiamo la legge, siamo soggetti solo alla legge e per legge intendiamo anche il diritto eurounitario. La Costituzione ci impone di applicare la legge e siamo soggetti solo alla legge. Altri poteri non ne possiamo ascoltare. A mio parere ci sono attacchi, li leggiamo, non sono io a doverlo dire. Ci sono polemiche, a mio parere ingiustificate. A mio parere i magistrati applicano le norme. Chi non è d'accordo può impugnare la decisione, può anche criticare, per cui sono uno che ritengo da sempre, da fin quando sono entrato in magistratura, che i provvedimenti dei giudici possono, e dei pubblici ministeri possono essere criticati, possono essere discussi, ma la continenza, l'attenzione e i limiti vanno rispettati. Quindi il potere giudiziario, che è un servizio, ma anche un potere che va distinto dall'esecutivo e dal legislativo, alla sua autonomia e indipendenza, quindi noi non vogliamo rinunciare. Questa è la volare della Carta Costituzionale, ma qui mi atterrò sempre. La Carta Costituzionale, secondo me, è una bellissima norma. I magistrati italiani sono, come dire, fortunati ad averla, perché in questo modo abbiamo una costituzione rigida e quindi siamo tenuti a rispettare uguaglianza, efficacia, ragionevolezza e presunzione di innocenza. Però dico anche che vi è tra i diritti anche quello dell'informazione, che deve essere garantita.